Eh sì, adesso ovviamente siamo quasi a fine puntata, come sempre è arrivato il momento di Lorenzo Valeriani e oggi ci rechiamo a Penna Sant'Andrea con il laccio d'amore. Cenni storici importanti per una città antica, diciamo così, che guarda ovviamente anche al futuro. A proposito di futuro, ci ha detto di questa intitolazione che arriverà ufficialmente a breve all'interno della stessa sala polifunzionale, però a proposito di tradizione e di cultura, lo vediamo qui sul nostro sfondo, grazie alle riprese di Mario Giacchetta, tanta tradizione. E se parliamo di Penna Sant'Andrea, come non pensare al laccio d'amore? Sì, senz'altro. Intanto la sala polifunzionale è principalmente la sala espositiva della riserva naturale Castelcerredo e anche qui c'è anche la sede amministrativa. Sì. Questa sala che è polivalente nel vero senso della parola, tutti i giorni dell'anno
è sala espositiva e all'occasione può diventare sala convegni, sala congressi, sala per svolgere delle manifestazioni importanti. Chiaramente quando parliamo di manifestazioni importanti non possiamo non parlare del Laccio d'Amore, che è la nostra tradizione, la nostra storia, soprattutto dobbiamo parlare di folklore, perché a Penna Sant'Andrea dal 1976 si svolge un incontro di folklore internazionale e questo è venuto fuori proprio grazie al Laccio d'Amore, che ha una storia che affonda le sue radici nell'antichità e nel passare del tempo si tramanda di padre in figlio la forza di questo ballo, di questo laccio, di questo gruppo, che addirittura il Laccio d'Amore è patrimonio indisponibile della regione Abruzzo. Dunque è una realtà molto importante, noi abbiamo la fortuna di custodirla ed è proiettata veramente verso il futuro, perché vedo che i giovani sono particolarmente... Stanno riprendendo il percorso di chi pian pianino, per questioni lavorative, anagrafiche, professionali, è costretto ad abbandonare, diciamo, il percorso, il ballo, però c'è immediatamente il passaggio del testimone. Oltre il gruppo tradizionale, che è fatto da giovani che vanno dai 15-16 anni fino, diciamo, qui si va avanti fino al matrimonio, ecco. E addirittura proprio nel matrimonio, che quando si celebra il matrimonio, proprio il ballo rappresenta l'unione, no? L'amore, il sentimento che c'è, è, diciamo, una cosa molto bella, perché il Laccio d'Amore, che tra l'altro la tradizione è talmente antica che il Laccio d'Amore si è esibito anche al matrimonio del principe Umberto nel 1929, era presente il Laccio d'Amore, come il Laccio d'Amore era presente al Festival del Mandorlo in Fiore nel 1955 ad Agrigento, presente all'inaugurazione dei Mondiali di Atletica dell'87, ha girato, possiamo dire, addirittura il mondo, perché è stato addirittura anche in Canada, oltre a tanti paesi europei dove si svolgono delle manifestazioni importanti. Ma non è soltanto il Laccio d'Amore, perché grazie al Laccio d'Amore qui da noi si sono sviluppati anche altri gruppi folcloristici, su certo. Tutti ci sono gli Sant'Andonieri, che è un gruppo molto importante del nostro territorio, ma forse lo vediamo alle nostre spalle gli organetti, perché qui c'era un'antica fabbrica dell'organetto, che sia stato questo che ha fatto un po' da stimolo, da volano per tutto il movimento, per tutto della quello tradizione che si crea, della cultura, certo, sì, questo è importante, Sindaco.
domanda ai primi cittadini, gliela faccio sempre, ma le varie amministrazioni che si sono succedute e in primis la sua, perché lei è qui da diverso tempo, non dico tanto tempo, ma da diverso tempo, quanto hanno aiutato le amministrazioni e quanto la sua sta aiutando un movimento del genere che non deve perdersi, non solo economicamente, lo diciamo spesso, ma a livello logistico, dando lo spazio necessario, dando la giusta visibilità, cioè vi rendete conto voi primi cittadini che questo è un dono prezioso che non potete assolutamente abbandonare? Ma assolutamente no, perché ripeto, io la devo stuzzicare, ripeto quando si va a cercare Penna Sant'Andrea, Penna Sant'Andrea è famosa soprattutto per il folklore. Benissimo. E noi non dobbiamo dimenticare una cosa, le amministrazioni che si sono succedute. Io ho fatto parte per due consigliature dell'amministrazione capeggiata da Antonio Fabbri, che è quello che è stato l'uomo che ha voluto l'incontro di folklore qui a Penna Sant'Andrea. Lui era proprio un cultore della tradizione e io, che vengo dopo di lui, ho continuato sulla stessa linea. Il testimone. Certamente non ho la competenza che aveva lui, perché su questo campo era proprio imbattibile, un fuori classe nel vero senso della parola. Insomma, ha reso famosa Penna Sant'Andrea al mondo grazie al Laccio d'Amore, grazie all'incontro di folklore che a lui ha voluto fortemente negli anni. Allora, visto che Severino Serrani, ci conosciamo da tanti anni, quindi mi permetto di fare questa battuta, visto che Severino Serrani non può compensare con la conoscenza della tradizione quello che ha dimostrato e concluso il suo predecessore, Severino Serrani pescherà dalle casse del bilancio qualche somma in più, così metterà a pari, no, questa poca conoscenza della tradizione, e foraggerà ancora di più questo movimento che, lo ripetiamo ancora, sindaco, ovviamente si scherza, poi però se dà una mano siamo contenti. Questa tradizione che non deve essere assolutamente persa. Non so se va bene, poi nell'atto del consiglio, nell'atto della giunta, veniamo con le telecamere e certifichiamo il tutto. Ma, no, questo revisore dei conti capirà. Questo è un po' complicato. Cioè, le tradizioni bisogna conservarle senz'altro, bisogna senz'altro portarle avanti. Il comune, diciamo, ha uno sguardo importante, certo, su questo. Il comune è parte attiva nel momento in cui si organizza l'incontro di folklore, però le risorse sono sempre limitate. Esatto, perfetto, una perfetta risposta politica da parte del primo cittadino Severino Serrani, che ringraziamo ovviamente per averci accolti e per averci ospitati in questa sala. Quindi la musica, anzi il ballo e la musica, io direi prima il ballo, continua insieme ovviamente alla straordinaria musica, che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, sarà appunto accompagnata da questi strumenti che sono veramente, fanno parte della storia. C'è la tastiera lì, è meravigliosa, molto molto vecchia, sindaco, e fate bene a conservare questi pezzi, insomma, di strumenti che hanno fatto davvero la storia della musica tradizionale abruzzese, ma non solo, perché poi sono oggetti che vengono riproposti anche in altre regioni. Non cambiate canale, perché inizia la seconda parte di questa nostra visita a Penna Sant'Andrea, per vivere, ascoltare e soprattutto ballare con il Laccio d'Amore.